la barba lunga a 32 anni e gli occhi speranzosi di giustizia. Da quando gli fu assassinato il figlio, Vincenzo Agostino ha promesso di non tagliare più barba e capelli fino a quando non si saprà la verità. Era il 5 agosto 1989, quando Antonino Agostino, insieme alla moglie Ida, che aspettava un bambino, venne assassinato proprio sotto gli occhi del padre. Poliziotto e agente segreto italiano aveva sventato l'attentato all'Addaura, rivolto a Giovanni Falcone. L'agente Agostino credeva nel proprio lavoro. L'ultimo giorno l'ho visto, la mattina gli ho fatto la mattina, mi ha salutato tranquillamente, sorrideva, era contento, gli ho fatto gli auguri perché si era sposato da pochissimo, si era andato in Grecia. Nel portafoglio di Nino un messaggio chiaro: se mi dovesse accadere qualcosa cercate i documenti nel mio armadio. Quei documenti però Vincenzo non li ha mai visti. Ha sempre trovato la forza per andare avanti grazie alla moglie Augusta, scomparsa il 28 febbraio 2019. Ora Vincenzo, siamo noi che poggiamo la nostra mano sulla tua spalla. Non ti lasceremo solo. Non ti lasceremo solo, augurandoci di vederti presto, senza quella barba, desiderosa di giustizia.